Buongiorno a tutti e innanzitutto permettetemi di ringraziare il comitato organizzatore e in particolare la nostra cara amica e collega Isabel Rodà che mi ha fatto l'onore di invitarmi a parlare oggi qui. Naturalmente nel quadro di una comunicazione che deve abbracciare un'area così vasta e anche tematiche così complesse, io mi sono ritagliato un argomento che rientra nel progetto generale di questo congresso, di parlare di centro e periferie, a parte il carattere, come dire, relativo di ciò che è centro e ciò che è periferie, la sua mutabilità nel tempo, ma parlando del Mediterraneo greco e muovendoci in una ottica che ormai è fissata da anni con la formula da Omero ad Alessandro, cioè dall'VIII al IV secolo, per evitare di fare discorsi troppo lunghi e anche troppo generici nello spazio di mezz'ora, e naturalmente alcune delle relazioni che seguiranno avranno attinenza col tema che io introduco, ma non tutte, volevo un attimo riflettere sul problema più generale della formazione della città greca, espressione che già di per sé è alquanto difficile a digerire, perché formazione della città è un processo lungo che si sviluppa nel tempo attraverso una diacronia complessa e naturalmente va relativizzato ogni volta al discorso che si vuole fare su cosa si intende per città e per formazione della città. Noi siamo archeologi e quindi guardiamo alla formazione della città dal punto di vista archeologico, però non possiamo non avere presente la dialettica intensa che si è stabilita ormai da tempo con gli storici, con quelli che osservano la storia delle istituzioni, in un intreccio che a volte è perverso, chiaramente, specialmente quando gli archeologi fanno la storia evenemenziale. È vietato dal quinto emendamento della Costituzione, è vietato fare storia evenemenziale con l'archeologia, ma purtroppo leggiamo anche di recente tentativi goffi, no, di spiegare comportamenti o fatti dell'evento attraverso l'archeologia. Allora, sulla città greca io enucleerei due aspetti fondamentali. La formazione in senso generale è il problema della formazione della città in Occidente, centro e periferie, mobilità. Mobilità è una parola magica che è entrata nel vocabolario ormai da tempo, non è un'assoluta novità. Però voi sapete che c'è tutta una corrente storiografica che oggi preferisce parlare di mobilità, di diaspora, di network, evitando di parlare di colonizzazione. Questo è chiaro, poi dirò anche perché, oppure di apecismo, che è una parola quasi una bestemmia, ma che comunque rende l'apoikismos dei greci. La città nel mondo greco, naturalmente, si enuclea a seconda dell'osservatore, non è che esiste un modello unico. Ci sono il modello cretese, il modello cicladico, il modello continentale, che naturalmente ha le sue specificità secondo il punto di vista di quello che la studia, che non possono essere né generalizzati, perché esistono vari tipi di città e naturalmente varie situazioni storiche. Io ne citerò alcune. Quando vediamo il mondo greco, qui non parlo dell'Asia Minore, ovviamente, e nemmeno del Mar Nero, mi limito al mondo greco continentale e alle isole e poi parlerò anche dell'Occidente. Che cosa succede? Succede che nel corso dell'VIII secolo si avvertono una serie di trasformazioni. Ma come appare archeologicamente ai nostri occhi la città dell'VIII secolo? Una entità, è bene dire, che è in formazione nello stesso tempo in cui si forma la città occidentale. Anche su questo tornerò citando le teorie di Irad Malkin, che sono interessanti ma fino a un certo punto. Prendo spunto, per esempio, da Atene. Le Atene, come diceva il compianto Pierre Carlier,
Non è un caso che Atenei è una espressione difettiva di singolare. Le Atene. Atene è una serie di villaggi che sono sparpagliati nella valle dell'Ilisso e che naturalmente offrono quella l'immagine dell'VIII secolo. Oggi lo sappiamo perché, grazie all'archeologia, perché il fossile guida è la topografia delle necropoli. Non abbiamo che pochissimi, solo una capanna ai piedi dell'Areopago, insomma, pochissimi monumenti, ma la gran parte della topografia di Atene di questo periodo è data dalle necropoli. Il processo che nelle fonti antiche definiscono sinecismo è un processo politico, non urbanistico. E Tucidide ci invita dall'alto del suo genio a distinguere, ovviamente non usa conurbazione, che è un'espressione che sta diventata Barcellona nel 1864, dal grande Serdar, quello che ha scritto il piano regolatore di Barcellona, che ha inventato urbanizzazione con urbanizzazione tutti i vari derivati. Ma Tucidide dice: quando Teseo obbligò tutti i villaggi a unirsi, lo fece nel quanto dovevano riconoscere un centro politico comune, ma ognuno rimase ad abitare dove stava, no? E questo è l'archaios tropos, tonellenon, kataton archaion tropon tonellenon, dice Tucidide e ribadisce anche Aristotele nella politica. Quindi il processo poi di urbanizzazione è più recente, a mio avviso è opera dei Pisistratidi, però non posso entrare nel dettaglio e quindi lascio perdere. Un altro schelos, come dicevano i greci, la Grecia ha due schele, cioè due cosce, Atene e Sparta. L'altro è Sparta. Sparta, abbiamo cominciato la scuola di Atene da qualche anno, negli ultimi due anni, a occuparci di Sparta, tesi di dottorato, ricerche, e naturalmente è tutto da rifare. Gli è tutto da rifare, perché quello che ci è stato tramandato, e come è stato anche osservato da altri colleghi, per esempio Marcello Lupi, è l'immagine della Sparta ellenistico-romana, ma della Sparta arcaica abbiamo ben poco. Ma anche lì, anzi, Sparta è il modello dei villaggi nucleari sparpagliati nella piana. Quindi nessuno di queste città è un modello di città. Vediamo poi un'altra serie di esempi nelle isole. Qui nelle isole abbiamo una serie, questo è Emporio di Chio, altri fenomeni interessanti. Cioè città che nascono nell'età geometrica e poi vengono abbandonate, oppure città che vengono collocate in cima alle montagne. Ho già avuto modo, durante il convegno per i 100 anni degli scavi di Prinas, di criticare il concetto di sito di rifugio. Qual è l'operazione mentale? L'abitato sta in cima alla collina. Se sta in cima alla collina è perché giù nella valle si vive male. Perché si vive male? Perché ci sono i pirati. E allora è un sito di rifugio. Sito di rifugio che dura 300-400 anni. Per 300-400 anni ci sono stati di guerra perenne. Questa è la mentalità piccolo borghese dell'archeologo che non osa immaginare niente al di fuori dei suoi schemi mentali, i quali devono includere altri aspetti, per esempio l'economia e l'organizzazione economica, per esempio il fatto che l'archeologia medievale dell'Europa ha dimostrato da decenni che gli abitati di altura sono necessità di preservare le pianure coltivate. Poi uno dei mentori di questa archeologia del sito di rifugio, autore di un libro importante, Novaschi, sui siti di rifugio, ha elencato i siti di rifugio e poi ha elencato anche una serie di eccezioni, ma sono eccezioni più numerose della regola. Quando le eccezioni sono più numerose della regola, la regola non esiste. Poi abbiamo adesso una serie di altre scoperte, questo è soprattutto Creta e le Cicladi. Quindi ci sono, preferisco in defitut raro, l'interpretazione di Osborne, il quale parla di one purpose site,
ci sono, che già Snodgrass aveva citato, lo stato di indeterminatezza di carattere istituzionale, politico, economico, ci sarà stato anche i pericoli, ma non è dominante il problema, no, dei pirati, e fa sì che alcuni abitati spariscano, altri continuano, no? E abbiamo l'esempio di Chio, per esempio, o l'esempio altri, questi abbandoni sono dovuti al fatto che viene meno la regione per cui l'abitato è sorto, che Osborn indica in una sola possibile, in un solo scopo. E quindi poi abbiamo di recente acquisito, grazie ad Alexander Mazarakis, un altro modello che sarà molto utile per studiare Pithecusa, e ne parleremo dopo, che è l'abitato di Scala Oropou sulle coste orientali dell'Attica, che è perfettamente inserito nella cultura euboica. Anche qui abbiamo una serie, come è costruito il villaggio? Sono una serie di compounds con dentro delle capanne, più di una capanna, capanne abitative, capanne che servono per stoccare e spesso e volentieri capanne che sono sedi di attività metallurgiche, le stesse che troviamo a Mazzola, Mezzavia, di Ischia, identiche. E quindi anche questo trovo tra l'altro molto, molto istruttivo il ragionamento di Mazarakis, che ha identificato Scala Oropou con Graia. Graia è la città da cui vengono i Grai. I Grai sono i responsabili del fatto che noi chiamiamo gli Hellenes, chiamiamo Greci. E sono i Grai che hanno portato il nome Greci in Occidente. Anche questo è un altro modello interessante. Ora ci spostiamo in Occidente. Prima di andare in Occidente dobbiamo necessariamente fare riferimento a un dibattito che dura ormai da 15 anni e che è stato aperto da Osborn nel 1998 ed è continuato, continua fino ai nostri giorni, con una serie di interventi geografici che si vanno incanalando in un'unica direzione: abolire la colonizzazione greca. Osborn termina il suo articolo dicendo: la storia greca farà dei progressi quando sarà sradicato dai manuali di storia greca il capitolo sulla colonizzazione greca. Ora, la discussione dura ormai da tempo, ci sono state varie risposte, c'è molta polemica, ne abbiamo parlato anche in convegni a Taranto nel 2010, l'anno scorso a Roma nel 2012. A dir la verità, si ha l'impressione che qui siamo in presenza di alcuni colossali fraintendimenti, di tipo nominalistico poi in fondo. Cioè, non si ha colonizzazione se non c'è una madrepatria che organizza. Già la parola stessa, scusate la battuta, noi italiani non abbiamo mai avuto imperi coloniali, tranne quello da Barzelletta dell'Africa orientale. Gli inglesi invece sono un impero coloniale e quando parlano di colonialismo devono fare i conti con la loro storia e ora vengono a spiegare a noi che la colonizzazione greca non è... Ma certo, ma io lo so, perché un po' di latino l'ho studiato, no? Colonia viene da colere, che vuol dire in latino coltivare, ed è un'espressione latina, non greca. Il greco si dice apoikia, cioè andarsene di casa. Ora, se uno avesse tempo di andarsi a leggere Santo Mazzarino, che ha scritto queste cose 50 anni fa, ma questa bibliografia viene rimossa, Mazzarino 50 anni fa l'ha detto chiaramente: un apoikos, quando parte da casa, è xenos rispetto alla sua madre patria. Quindi, nulla questio. La colonizzazione greca è uno oxymoros, un acuto sciocco, si dice, no? Oxymoros. Non esiste la colonizzazione greca, perché i greci non hanno fondato colonie. O dobbiamo